Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Apulia Post di Celie Notizie dall'Alto Salento. Oggi parleremo soprattutto delle cooperative sociali e del loro ruolo importante che svolgono qui nell'ambito dell'Alto Salento. Nel Mezzogiorno, sul finire degli anni Ottanta, ci fu un'incentivazione allo sviluppo delle cooperative, che in realtà ebbero successo nel campo edilizio e poco in quello lavorativo. Vedi le cooperative agricole o quelle vinicole e olearie, quest'ultime sinceramente poco diffuse nell'Alto Salento. Negli anni 2000 il sistema cooperativistico si sviluppa nel terzo settore, che è quello dei servizi, i servizi alla persona. La legge 381 del 91 e il decreto 112 del 2017 la rendono una vera e propria impresa sociale. Due esempi nell'Alto Salento di cooperative sociali sono presenti oggi in studio. Abbiamo in effetti la cooperativa Remedios di Ciriem e Sapica, rappresentata in questo momento dalla sua vicepresidente, la dottoressa Mariangela Chirico. Tra poco arriverà il presidente, che è la dottoressa Katia Benese. Buon pomeriggio a lei. E Buon pomeriggio. la cooperativa Lala di Villa Castelli con il suo presidente, cofondatore, che è il dottor Leonardo Saccinella. Buon pomeriggio, Buon Leonardo. pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Bene, lasciamo la parola per galanteria alle signore e alle donne e ci spiega Molto quando nasce piacere. l'idea di Remedios. Prego, Mariangela. Allora, Remedios nasce esattamente 2 anni fa, tra pochi giorni, tra 5 giorni compiamo 2 anni dall'inaugurazione, facciamo 2 anni dall'inaugurazione, dall'idea mia, appunto, la dottoressa Katia Albanese, di cercare di dare un supporto a tutte quelle persone di fragilità sociale ed economica che ci siamo resi conto che diciamo, versavano nel nostro paese. Abbiamo iniziato da subito con il volontariato, ancora prima di mettere su questa cooperativa, quindi ci siamo sempre adoperati per il prossimo, e da lì poi l'idea di fare qualcosa di veramente concreto. Chiaramente abbiamo iniziato al privato, ma poi a settembre ci siamo accreditati con la regione, specifico con l'articolo 87, che abbiamo utilizzato funzionalmente proprio per gli anziani disabili, assistenza domiciliare e quindi con i sociosanitari al servizio di questa gente in condizioni di fragilità, diciamo che riescono a dare un supporto laddove venisse a mancare anche un sostegno familiare, perché non sempre gli anziani diciamo sono contornati diciamo dalla famiglia, supportati dalla famiglia. Ci sono un sacco di persone che in realtà sono sole, ed è proprio lì che interveniamo noi, intervengono le istituzioni, interviene la regione. E lo facciamo con molto piacere. Abbiamo iniziato solamente con tre utenti, poi già l'anno scorso eravamo già a settembre a 7 utenti, adesso siamo di supporto a 30 famiglie in convenzione, a 30 famiglie in convenzione con la Regione Puglia e i buoni per gli anziani disabili, è un grande successo, oltre che chiaramente i privati. È un grande successo perché in 2 anni abbiamo fatto un grande lavoro, considerando anche il fatto che c'è stata di mezzo anche la pandemia e che, così come tutte le altre realtà, avevano sospeso
inizialmente già da marzo il servizio anche a noi, quindi lì siamo intervenuti non più in regime né in convenzione né in regime privatistico, ma ho fatto volontariato. Quindi è un mix di cose che ci rendono tanto orgogliosi e ci rendono tanto felici perché siamo a completa disposizione del prossimo. E questo ci fa tanto piacere. La cooperativa Lala di Villa Castelli invece nasce, se non sbaglio, circa 10 anni fa sulla spinta di due giovani. Uno è qui presente e l'altro si chiama Simone Iannuso. Ci spiega questa idea, caro Leonardo? Sì, l'idea nasce, come ben ricordi, circa 10 anni fa, novembre 2010, insieme a Simone ed altri due soci, abbiamo deciso di fare della nostra terra un luogo di lavoro, perché a conclusione dei nostri iter di studio fuori, ci siamo chiesti cosa farne della nostra vita, se rimanere fuori o provare a ritornare nella nostra terra che amiamo e provare a mettere su un'impresa che va a un po' a distanziarsi dalle opportunità che il territorio offre. Come ad esempio, sembra che l'unico modo qui per lavorare è provare ad entrare nella famosa ex Ilva, questo ricatto occupazionale, eh? Mentre la nostra terra invece è ricca di tante altre belle risorse, come ad esempio le professionalità. Quindi noi abbiamo fortemente voluto crederci di ritornare con le nostre professionalità e investire nel sociale e provare a fare un'impresa alternativa a quella che sembra sia l'unica luce per il nostro territorio. Così è iniziato il tutto. Ci occupiamo principalmente di minori, di famiglie, abbiamo dei servizi residenziali. Con due strutture, due comunità per minori e servizi semiresidenziali, centri diurni e altri progetti correlati a questa struttura che ormai da 10 anni abbiamo messo su. Ad oggi uno degli obiettivi per cui abbiamo deciso di metterci insieme e fare cooperativa era quello appunto di crescere e di essere una realtà che possa dare posti di lavoro, perché no? E noi siamo orgogliosi oggi a dire che abbiamo 16 dipendenti a tempo indeterminato, due tirocinanti, quattro partite IVA che collaborano con noi su diversi progetti. Quindi in 10 anni l'obiettivo era quello di offrire occasione, di creare il lavoro, un lavoro alternativo. Perché noi non siamo solo operai Ilva, siamo tante belle risorse come i colleghi di Ceglie, anche se sono neonate, però già si nota la passione che ci mettono dietro il loro lavoro. Questa è un po' l'idea che abbiamo avuto 10 anni fa, che con tanti sacrifici, perché parlare ora dopo 10 anni sembra tutto facile. Però 10 anni, il numero 10 sembra un numero piccolo, però 10 anni sono l'insieme di 364 giorni, quindi ogni giorno la sua pena. Però possiamo ritenerci fortunati che quella sfida e quell'investimento, perché ovviamente come soci fondatori abbiamo investito quasi il tutto, anche se pochi scommettevano, i primi proprio le nostre famiglie. Cioè scommettere nel sociale, andare a giocare con dei bambini, ma che lavoro è? Ma ti puoi sostenere con fare i centri estivi? Poi ovviamente eravamo 25 anni, quindi si investiva quasi tutto. È stata una scommessa che ad oggi possiamo dire che l'abbiamo vinta, essere
dei figli di cui i genitori ne sono orgogliosi, perché il primo investimento, il primo aiuto che noi abbiamo avuto non è quello pubblico o privato, ma quello familiare. Fare cooperative significa per noi anche questo, mettere insieme in comune, soprattutto nei momenti di difficoltà, quello che uno ha per provare ad andare avanti. Bene, proprio in questa scommessa io chiedo alla dottoressa Mariangela Chirico e alla dottoressa Cati Albanese che ci ha raggiunto in studio, giusto? Buon È pomeriggio a presente? tutti. Buon pomeriggio a voi. In questa scommessa perché avete dato questo nome spagnoleggiante alla vostra cooperativa, Remedios? Che significato ha? Allora, noi profondamente cattoliche, credenti e praticanti. Quindi abbiamo voluto, proprio perché per essere vicini a quello che poteva essere il significato del nostro mestiere, avvicinarci alla Chiesa, perché esattamente quello è il nome di una Madonna, ha detto benissimo lei, spagnoleggiante spagnola, e che è la Madonna dei Rimedi. Quindi per noi, anche se possiamo essere una piccola goccia nell'oceano, per noi, noi vogliamo essere una piccola cura, un piccolo rimedio per alleviare un po' di sofferenze, dei nostri utenti e della gente che chiaramente chiede il nostro aiuto, non solo dei nostri utenti. Ci stiamo dando del lei, diamoci del tu, perché il nostro direttore, io lo chiamo direttore, ma ringraziamo Flavio Ceglie che ci dà questo spazio. Non siamo, cerchiamo di non essere troppo formali perché ci conosciamo in fin dei Troppo conti. di Vorrei chiedere, vorrei chiedere sempre alla cooperativa Remedios, questa vostra idea è nata anche da uno studio che avete fatto, perché Allora, non io dobbiamo. ho la mia carriera. Prego. Ho Mi scusi se l'ho interrotta. No, no, continuato. no, continui. Ho detto perché questo l'Italia, dobbiamo dircelo, sta diventando un paese per vecchi, la popolazione, no? Una È percentuale una abbastanza popolazione alta. anziana. Esatto. Prego, continuate voi. Allora, le spiego subito. La mia carriera universitaria mi porta vicina alle professioni sanitarie. Io in realtà sono una biologa, però nello specifico invece la dottoressa Cati Albanese ha studiato e acquisito, diciamo, le competenze sia prima, diciamo, nelle scuole superiori, nell'ambito socio-sanitario, poi proprio le qualifiche, e ha cominciato a lavorare in questo settore. È nato proprio da questa, dal fatto di vedere alcune realtà che lei ha lavorato, in realtà che non erano realtà ciliesi, di voler, diciamo, ampliare, di voler, come diceva prima il dottor Sarcinè, cercare di mettere le radici nel nostro territorio, quindi poter essere di aiuto non solo sì, nei centri residenziali, semi-residenziali, ma anche nel proprio domicilio, perché badate bene, non è la semplice igiene a letto piuttosto che l'alzata mattutina che può essere di supporto nella deospedalizzazione piuttosto che, diciamo, nella permanenza dell'anziano nell'abitazione, ma sono anche le piccole cose, il ruolo dell'operatore sociosanitario nella fattispecie, perché, diciamo, l'ultima qualifica al quale noi diciamo ci affidiamo, no, come operatori, perché noi possiamo assumere e assumiamo solo personale qualificato, quindi dall'operatore sociosanitario in su. L'operatore sociosanitario non ha solo quel compito, ma ha
anche gli anziani, dicevo appunto prima, in condizioni di isolamento familiare, quell'ora, perché in realtà la regione gli dà assistenza settimanale di un'ora a settimana, piuttosto che adesso diciamo non entro nel dettaglio, piuttosto che 2 ore a giorni alterni, eccetera, eccetera, ma quell'ora in cui l'operatore si reca al domicilio di una persona che poi fondamentalmente è da sola, se anche dovesse essere solo per fargli la spesa o chiedergli come stai o anche solo una chiacchierata, sappiamo benissimo che quello vuol dire tanto. E quindi è proprio la volontà di voler, di essere di supporto che è nata prima dalla Presidente in primis e poi io mi sono accodata molto volentieri proprio perché ho ritenuto che fosse la cosa più giusta in questo momento, come ha detto lei, non perché un paese solo perché un paese di anziani, ma perché l'anziano è il nostro motore, gli anziani non possono rimanere da soli, gli anziani non vanno abbandonati, gli anziani sono la nostra storia e vanno supportati, e vanno curati e vanno coccolati. Leonardo, la vostra esperienza credo che nasca da una precedente esperienza associativa, che è molto bella, la tenda di San Damiano. Se ci Sì, spieghi di che cosa si occupava la tenda di San Damiano. la tenda di San Damiano sono le radici della cooperativa Lala, perché durante il periodo universitario gli attuali soci della cooperativa Lala hanno messo su questa associazione, Tenda San Damiano, che si occupava del fenomeno della tratta per prostituzione. Nel modo specifico si è occupata per diversi anni di unità di strada, ossia andare ad incontrare le ragazze vittime della tratta per la prostituzione, ragazze che sono costretti a prostituirsi sul complanare delle nostre superstrada, quella che collega Brindisi a Taranto o Bari a Brindisi, e lì abbiamo svolto attività di volontariato e di sostegno a queste ragazze, sostegno che andava dal semplice alimento a un sostegno legale e medico. Dall'unità di strada poi c'è stata la necessità di creare un'unità di fuga, ossia le unità di fuga sono unità emergenziali dove la ragazza, quando dopo un percorso di fiducia con l'operatore, sceglie di denunciare gli sfruttatori e quindi è una ragazza in pericolo e va messa in protezione, lo si fa immediatamente. Onde farle rischiare la vita, quindi fu necessario allestire una casa rifugio emergenziale. Questa casa rifugio poi aveva il compito di mettersi in rete con le case protette, dove le ragazze incominciavano un vero e proprio percorso di ripresa sanitaria, umana, psicologica, dove si andava anche ad aiutare nella fase di denuncia del proprio sfruttatore. Di lì è nata questa casa qui, questo gruppo rifugio. Quando poi c'è stata la necessità di accogliere una donna con un figlio, ovviamente è scattata in noi quella predisposizione poi a decidere di strutturarci ancora meglio per poter fare accoglienza anche di minori. E lì c'è stato il passaggio poi, terminato, come ho detto prima, gli studi, il percorso universitario nel mondo, nel Dipartimento
umanistico, ognuno di noi viene messo a disposizione la propria professione per creare un'equipe e inaugurare poi nel 2011 la prima comunità per minori. E alla cooperativa Remedios voglio chiedere questo, cioè in questi 2 anni di vostra attività, quante difficoltà avete trovato lungo il vostro cammino? Non poche, non poche. Dall'inizio, già la difficoltà di due ragazze di, diciamo, e come diceva il collega, nessuno ci credeva. La domanda era: ma cosa andate a fare? Come potete campare con il volontariato? Sì, aiutare il prossimo vi fa stare bene, ma poi ci sono tanti altri aspetti, e quindi noi siamo stati abbastanza Caparbi, caparbi, caparbi. sì, e abbiamo portato avanti il nostro progetto. Sì, non solo Verso che difficoltà tipo di... economiche, perché anche quelle, voglio dire, no, bisogna metterle sul piano, perché comunque due ragazze che decidono di fare impresa senza supporto, perché poi e alla fine un'impresa a tutti gli effetti, perché tu ti devi dotare di un organico per avere un accreditamento e quindi di assistente sociale, di coordinatore, di operatori che devono riuscire ad intervenire. Per ogni tot operatore c'è un numero di utenti che possono rientrare nel sistema e quindi immettersi in un sistema nuovo, perché fare impresa nel senso, quando la gestisci tu è tutta un'altra cosa, per lo più con un po' di diffidenza, no, da parte del nostro contorno, però l'abbiamo voluto fare, l'abbiamo fatto e siamo veramente contente di averlo fatto, perché uno, perché aiutiamo non solo i nostri utenti e i familiari dei nostri utenti laddove ce ne siano, ma anche i nostri dipendenti, e perché anche quello è un Si crea un posto aspetto di lavoro. da non sottovalutare. Sempre alla Remedios vorrei chiedere verso che tipo di utenza pensate di andare in futuro, oltre a quella che già state soddisfando, e se ritenete che siete in grado di allargare i vostri confini, come ha fatto l'ALA. Allora, come diceva il dottor Sarcinelli, siamo un po' neonate ancora. Diciamo che abbiamo tante ambizioni. Io penso che, come tutte le cose, c'è bisogno di specializzarsi in un settore. Io credo che sì, abbiamo intenzione di allargare i nostri orizzonti, ma non, diciamo, a livello, cioè ad andarcene dal territorio. Sempre nel nostro territorio abbiamo intenzione di fare una casa di riposo, perché manca. Abbiamo intenzione di fare, diciamo, una sorta di centro ludico ricreativo per gli anziani, per i disabili, e per lo più comunque cercare di ampliare l'assistenza domiciliare, perché c'è tanta gente che ancora non sa di aver diritto O ha paura ad approcciarsi per gli elevati costi che in realtà non ci non sono, ci non ci sono. sono, perché potrebbero avere le convenzioni da parte della regione, quindi non tutti sanno di averne diritto, e magari quello vogliamo puntare tanto su quello, continuare a rimanere con gli anziani e con i disabili e potenziare i servizi sugli anziani e sui disabili. Senti, Leonardo, tu che gestisci una struttura per minori stranieri, no? Non accompagnati, che ne pensi di questi nuovi sbarchi? E perché non si vuole capire che l'immigrato è una risorsa, dato che da 12 anni a questa parte siamo un paese a crescita zero? È un tema abbastanza bello, delicato allo stesso tempo.
Io ovviamente quando l'affronto e di proposito, non ho voluto specificare prima minore straniero non accompagnato per il semplice motivo che noi accogliamo minori. L'essere immigrato, l'essere non accompagnato per noi è un aspetto secondario. Facciamo servizi rivolti ai minori e ogni minore ovviamente è in fascia debole e che ne ha bisogno. Ci occupiamo di minori stranieri non accompagnati, ma anche di minori italiani che vivono in famiglie negligenti, fragili. Esprimere cosa ne penso sull'immigrazione sarei molto di parte, nel senso che credo che come io non ho avuto la possibilità di scegliere dove nascere, ma ho la libertà di andare a cercare la felicità per la mia vita, credo che ogni essere umano deve avere questi due pilastri. Nessuno ha scelto di nascere in un posto ben preciso. E allo stesso tempo tutti abbiamo il diritto di cercare ciò che ci rende felice. Accettare o meno l'immigrato. Se consigliamo l'immigrato come una categoria, non le saprei dire se sarei favorevole, ma se consideriamo l'immigrato come persona, sono super che favorevole. Tutte le persone vanno accolte, quando si trovano in uno stato di bisogno. Questo bisogno è dettato da povertà, è dettato da uno stato di guerra, è dettato. Non sto qui ad accogliere con dei pregiudizi ben definiti. La missione che noi abbiamo è quella appunto di essere l'ala di riserva. Antonino Bello ci ricordava che noi uomini assomigliamo agli angeli che hanno un'ala soltanto, che solo se ci abbracciamo riusciamo a spiccare il volo. Questa è la nostra missione, poi che questo sia un minore immigrato o che sia un minore che purtroppo ha dei problemi a livello familiare, poco ci importa. Dopo ci sono i dati che parlano chiari, non lavoro all'Istat, ma l'Istat ci dice che abbiamo bisogno degli immigrati, abbiamo bisogno di altre persone. Si parla in questi giorni del caso degli indiani, quasi che il Covid ci ha fatto riscoprire che intere comunità in Italia vivono grazie a comunità indiane. Ora, quelle popolazioni del Lazio si stanno ritrovando in difficoltà sia per il Covid, sia per la variante indiana, ma soprattutto perché tante manodopere sono state messe in quarantena. Quindi, quel processo economico si è bloccato doppiamente, sia dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista agricolo, anche perché l'agricoltura non aspetta i nostri tempi. Se ci ritroviamo in un tempo di raccolta, non aspetta i giorni di quarantena. E quindi la TV ci ha fatto riscoprire che interi quartieri, interi quartieri, interi paesi spopolati sono abitati da intere comunità straniere che sono in Italia a sostenere quel progetto economico di cui una nazione ha bisogno. Ma questi sono dati, sono fatti. Poi, se vogliamo fare un'ideologia, se sono favorevole all'immigrazione clandestina, la possiamo fare. Però i dati. Penso che abbiamo tutti gli strumenti per cercarli e darci una ragione. I dati sono qualcosa di oggettivo, non possiamo fare a meno. Abbiamo bisogno di manodopera, non lo dico io, lo dicono gli studiosi dell'economia, gli studiosi dello sviluppo di un paese. La natalità, nell'intervento di prima, dicevi, siamo un paese che sta andando verso. Cioè, l'essere un paese anziano, abbiamo bisogno di nuova natalità.
Questo è Vorrei quello che io penso. Poi c'è un mondo in sì. più su cui discutere, se il modello di accoglienza va accettato o meno, però ci vorrebbero intere trasmissioni per discuterne. Va bene. Io vorrei chiedere invece a Katia, a Mariangela, se il terzo settore in queste zone può solo lavorare in simbiosi con la pubblica amministrazione, oppure ci sono altre vie? Allora, solo no, non può lavorare solo con la pubblica amministrazione, perché io penso che la vera forza, almeno parlo per la nostra cooperativa, è stata quella di stare in mezzo alla gente, aver cominciato a far bene il nostro lavoro. Noi in prima persona soprattutto, ci tengo Noi a in prima ribadire questo. persona, perché abbiamo iniziato, che siamo solo io e lei, voglio dire, gli operatori, abbiamo iniziato con un solo operatore esterno, poi gli operatori sono diventati di più in base alle richieste. È chiaro che la parte degli enti è una parte fondamentale, perché la persona che non ti conosce e che ha bisogno di un supporto, si rivolge chiaramente agli enti preposti e diciamo gli enti sono una sorta di ponte di collegamento per le cooperative, che altrimenti io ti lascio immaginare un nonnino di 90 anni che non ha un supporto familiare e che non sa che esiste Katia e Mariangela, non va sui social o magari non ci vede andare in giro come le pazze con quella macchina lì con sopra scritto Remedios assistenza domiciliare, non saprebbe come contattarci altrimenti. Allora è lì che servono gli enti, proprio da fare da ponte di collegamento tra l'utente e chi offre il servizio. Ecco perché sono fondamentali. Ma il primo vero lavoro, la prima vera forma di conoscenza, se la vogliamo chiamare di pubblicità, mettiamola, virgolettiamola, è diciamo, il lavoro dei nostri operatori, il lavoro nostro con gli anziani, che poi diventa di famiglia in famiglia un tam-tam. Ed è questa è stata la nostra forza, ecco. Però diciamo che gli enti sono importanti in questo lavoro, sono importanti. Il primo periodo della pandemia, ha fatto crescere in voi, sempre a Remedios, la consapevolezza del ruolo che ricoprivate all'interno della società ceiliese? Assolutamente sì, perché ti spiego. Proprio il fatto di essere ragazze, insomma, di tutti, mettiamola sotto questo aspetto, nel senso che tutti ci conoscevano, chi per famiglia, chi perché comunque abbiamo frequentato, voglio dire, no, le comunità parrocchiali, abbiamo frequentato, insomma, abbiamo un sacco di amici, conosciamo un sacco di persone. Il fatto di poter individuare in noi un punto di riferimento durante diciamo, la prima stretta, diciamo, della pandemia, che è stato il primo lockdown, ha fatto sì che si potessero conoscere meglio anche i nostri servizi, perché mentre noi lo abbiamo fatto perché, come abbiamo avuto, l'ho detto prima, la sospensione, come l'hanno avute tutte le altre attività, l'abbiamo avuta anche noi, no? Poi si sono resi conto che in realtà non era possibile sospendere uno di questi servizi perché era uno dei servizi diciamo importanti, e quindi
ci hanno riaperto e noi durante quel periodo abbiamo fatto per esempio in maniera gratuita e volontaria la consegna dei farmaci, no? La consegna della spesa, il ritiro delle ricette verso dai medici, e l'abbiamo fatto in maniera veramente gratuita e volontaria proprio perché volevamo dare una mano, no? Perché quelli dovevano essere i nostri principi. Bene, quello è stato un servizio che in realtà è diventato permanente nel, diciamo, come servizio della cooperativa. Tanta gente, grazie a quel periodo, ha capito che era un servizio che poteva andar bene. E quindi sì, a livello, diciamo, positivo, penso che anche la pandemia, il primo lockdown, ha giocato un ruolo a nostro favore, sì, onestamente. Senti, Leonardo, sì. Senti, Leonardo, sì. Sulla tua pagina Facebook hai pubblicato parecchie volte, mi hai fatto prendere un po' di paura, perché hai pubblicato parecchie volte l'attività di un sindacato. Ho avuto paura che tu lasciassi, abbandonassi il progetto del terzo settore. Spero che non sia così, voglio dire. No. Non è così, anzi, è un voler mettere un altro tassello nel nostro operare nel sociale. Noi come cooperative ci occupiamo di servizi educativi, però quando ci prendiamo cura delle famiglie, vediamo che oltre all'aspetto educativo dei propri figli, hanno bisogno di un'altra tipologia di sostegno che un patronato più che un sindacato può offrire, perché abbiamo diverse famiglie fragili di cui sì, hanno bisogno dell'attività ludico per i propri figli del dopo scuola, ma hanno anche bisogno di capire con quale risorsa, soprattutto in questo periodo che ci sta mettendo in difficoltà, a poter andare avanti, quale risorsa economica. L'idea era proprio quello di poter offrire alle famiglie di cui ci prendiamo cura un supporto a 360 gradi. No, il terzo settore non lo lascerei mai, anche perché lì il patronato lo facciamo con spirito appunto di volontariato, il nostro lavoro. Senti, è quello. Sì. Quindi, nell'ambito territoriale, nell'ambito territoriale voi, se non sbaglio, sempre Leonardo, siete stati capofila di un progetto che riguarda sul cibo, se ce ne vuoi parlare un attimo, qualche anno fa. Sì, lo spreco alimentare, abbiamo progettato insieme all'ambito in realtà, è un progetto che è stato con le quattro frecce dettato dalla pandemia che abbiamo vissuto, mi auguro che adesso possa riprendere appena termine un po' quest'altra fase emergenziale. E prevede proprio la sensibilizzazione allo spreco alimentare sia all'interno degli istituti scolastici ma anche all'interno dei nuclei familiari, perché se è vero che c'è un alto tasso di povertà, è vero anche che c'è un alto tasso di sprechi alimentari, quindi provare ad abbassare queste due asticelle, provare ad equilibrare, non crediamo che possa essere la soluzione migliore per lottare alla povertà, ma che possa dare un contributo a comprendere l'importanza del non sprecare il cibo, questo sì. Alla Rimedios faccio un'ultima domanda prima di concludere questa bella intervista. Uno dei vostri soci è il telefono, che è diventata la vostra voce amica, o mi sbaglio? Ormai siete insintonici con il telefono. Assolutamente sì, infatti cominciamo a sentire squillare il telefono praticamente ogni 3 secondi, in realtà
Sì, io dico sempre che ormai facciamo segretariato sociale, cioè noi passiamo le giornate intere a cercare di dare supporto anche telefonicamente agli utenti, ai parenti degli utenti, se non anche alla gente che non so, magari sa di avere un punto di riferimento e quindi ci chiedono le cose più svariate, ma insomma io sono felice di questo, anche se a volte arrivo la sera che sono distrutta, siamo distrutte, perché poi chiaramente il telefono della cooperativa lo gestiamo sia io che Katia, quindi a volte per fortuna siamo in due, riusciamo, quando diciamo sono manca io ho sempre il supporto nel segretariato telefonico e sociale, però è vero, intanto noi abbiamo un rapporto praticamente dal mattino, a volte anche la notte. Noi abbiamo ricevuto delle telefonate di emergenza, parte durante, sanno che il nostro telefono è sempre acceso, quindi anche durante le feste, quindi a qualsiasi ora del giorno, a qualsiasi ora della notte, però fa parte del nostro lavoro, anzi del nostro carattere. Non riusciremmo a chiudere le porte a nessuno, neppure per una semplice chiacchierata telefonica. È un po' anche perché, stancante. Anche perché chi ha bisogno non c'è la domenica, non c'è Natale, non c'è la Pasqua, chi ha bisogno va seguito e supportato sempre. Non perché sia la domenica, sia un giorno di riposo o sia una festività. Quindi noi lo facciamo con molto piacere e siamo qui sempre pronti ad intervenire, ad essere di supporto. Allora, io ringrazio Katia Albanese e Mariangela Chirico, ringrazio Leonardo Sarcinella. Noi oggi abbiamo capito che nell'Alto Salento si può fare impresa, si può produrre lavoro. Abbiamo capito che grazie alla cooperativa Remedios qualcuno è meno solo e grazie alla cooperativa Lala di Villa Castelli che questo è un paese migliore di quello che descrivono. Grazie a voi per essere stati grazie qui. Grazie a voi. Grazie. Grazie del vostro invito. Grazie per questo spazio. Grazie a Flavio Ceglie e buona serata a tutti.